Un grande ritorno a Guglionesi, quello della banda musicale della Guardia di Finanza, che a distanza di 86 anni si è esibita nuovamente nella splendida cornice della villa comunale La Castellara. Una serata inserita nelle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita del maestro Giuseppe Manente, che è stato il primo direttore della banda musicale della Guardia di Finanza e che, pur essendo nato a Morcone, all'età di 2 anni si è trasferito proprio a Guglionesi, dove ha avuto modo di coltivare la sua passione per la musica, che ha ereditato dal padre, di sviluppare un grande talento come compositore. È rimasto così legato a Guglionesi, dove riposa nel cimitero di San Giovanni in Eremo accanto alla moglie. Un evento organizzato nei minimi dettagli, che ha richiesto una lunga preparazione, ha visto lavorare in sinergia l'amministrazione comunale e il comando regionale della Guardia di Finanza, diretto dal generale Antonio Appella. Una serata di successo, presentata dalla collega di Telemolise Emanuela Iorio, con numerose autorità presenti e che ha richiamato un pubblico numerosissimo, rimasto incantato dai virtuosismi musicali e dalla grande preparazione dei componenti della banda, magistralmente diretta dal maestro Leonardo La Serra Ingrosso. Ricco il programma della serata, esordio con l'inno del finanziere e la vecchia marcia d'ordinanza che Manente compose per il corpo. A seguire i Vespri Siciliani di Verdi e il Sogno di Mascagni, spazio anche al Tannhauser di Wagner e a una selezione tratta dalla West Side Story di Bernstein, tutti brani illustrati dal luogotenente Marco Carnevali, che con interessanti spunti ha saputo accompagnare quasi per mano ogni spettatore in quello che è stato un affascinante viaggio musicale. Spazio durante la serata anche a un momento istituzionale con uno scambio di omaggi tra il sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, e il comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Carlo Ricozzi. Diversi anche i bis richiesti dal pubblico al maestro, che in conclusione della serata si è congedato con l'immancabile inno di Mameli, accompagnato e cantato anche dal pubblico presente.